Buongiorno a tutti ragazzi, siamo ancora noi, JupyTubos, rieccoci qui sulla Cagliarozza, allenatore con l'Inter. Vediamo subito, la partita col Palermo ci attende, siamo praticamente vicino alla fine del campionato. Agnokuri ci chiede anche di parlare del suo ingaggio, come se fosse il nostro top player più grande. Quindi andiamo a vedere, durata contratto, ah c'è anche Handanovic in scadenza. Chiede 180, se vabbè, va. Diamogli tipo 140 o 150. 140, proviamo. 100. 150, dai, diamogli così. Giocatore chiave, ovviamente. 4 anni, non ci fa più andare avanti. E poi Gnocchi. Gnocchi, vabbè, il ventello, il diamoglielo, ma vabbè, non è che posso darti il mondo, 40.000 per un giocatore che non gioca quasi mai. Ed eccoci alla partita col Palermo, ragazzi, in casa, le nostre divise sono perfette, vediamo un po' chi sostituire. Miranda è un po' stanco, anche D'Ambrosio, quindi direi di far giocare Schule, anche lui è stanco. Andiamo avanti, proviamo a giocare così, lo stesso. Stadio Meazza, il San È Siro. tutto Abbiamo pronto una per questa sfida formazione con la difesa dell'Inter. un po' Nostalgia non stanca. sono Comunque certamente D'Ambrosio e Miranda, ho indifferibili. scelto di Le emozioni lasciarli in dovrebbero campo perché mancare. comunque sia, mi Diamo il danno più benvenuto al sicurezza vero di Vidic, centravanti Stefano eccetera. Manassi. Hai ragione, non sarà facile Vediamo un giocare su attimo questo come andrà questa terreno. Qui è partita. tutta da seguire quella di oggi per Icardi, l'Inter. capocannoniere Tocca però a della Serie A, un altro anno di fila. Con 13 Comincia così gol, la partita. non sono molti. Comunque ci sta togliendo parecchie castagne dal fuoco quando siamo in Ecco con difficoltà. l'aiuto della grafica la Ecco formazione subito il Palermo, dell'Inter. aggressivo, ma recuperiamo palla con Scelto in Telles. 4-4-2 con il Cerchiamo nuovo di farla centrocampista. girare e Il andare centrocampista subito in centrale attacco oggi per avrà il compito di segnare. un altro. D'Ambrosio, Protezione della difesa. D'Ambrosio, palla per Ecco il 11 di Perisic, partenza 1-2 del con Palermo. Guarin, palla Cerca per di Icardi. neutralizzare Ah, Gnocchi c'era lo che richiede. spazio per servire La Perisic. sostituzione Intanto inizia il secondo sotto la pioggia. tempo. Pronti Nel per il calcio primo, d'inizio poche del secondo emozioni, tempo. qualche nostro tiro in porta, ma niente di che. Comunque, tiro centrale, ma Gnocchi. veramente poca roba abbiamo creato e Palermo non ha fatto pressoché niente. Punta l'area. Attenzione però, Un'ottima serie di abbiamo passaggi. dormito tutto il primo Belli per tempo. mezzo. Pericolo. Tiro. Icardi! E Mauro palla. Questo è il Icardi! gol. Subito così, nella ripresa. Primo E il bomber Icardi tempo la fissa dentro. veramente Attaccante brutto da giovane, ma vedere. faccia E poi parlare di sé così, dal questo nulla, giocatore. Mauro Icardi pesca il jolly. Tiro sotto l'incrocio Il dopo un grande gioco rimpallo della sul tiro prima di rete della Felipe partita Melo. in E questo siamo secondo tempo. 1-0. Devo dire, non troppo meritato, però vabbè. Un gran gol di Mauro Icardi. Andiamo subito a pressare, cerchiamo di fare subito il secondo e chiudere la partita. Attenzione, La sa. D'Ambrosio recupera palla. Palla per Jovetic, ha un po' di spazio, rientra sul sinistro. Jovetic non sale nessuno di là. E allora dobbiamo ritornare dietro da Perisic. Perisic per Icardi, palla troppo lunga. Perisic Riescono a recuperare il ancora in possesso. pressione, Subitiello e Prova a sbaglia. lavorare da buona Grande posizione, devono Ivan. sfruttarlo. Prendiamo palla vicino alla di rigore del Palermo. Attenzione, Ha recupero Telles, adesso. cross in mezzo, sbagliato, forse è Michele. rimpallato. Allora riparte il Palermo con Gonzalez sulla sinistra. Vediamo se riusciamo a recuperare palla, sì. Guarin, Guarin alla di Porta rigore, non lo dentro. tengono. Guarin, Guarin, il Guaro, Guarin, 2-0. Erroraccio qua della difesa del Palermo che non la Hanno spazza. segnato, E caro Guarin, Sant'Angelo. come un Erano falco, riesce ad subito in via avventarsi d'attacco. sul Hanno fatto difensore. Poi valere un dribbling addirittura in area di l'intuizione rigore col dell'Inter. sinistro. Questo gol giungono Batte, penso, dopo tutte le Sorrentino. E ennesime quindi siamo occasioni del 2-0. Palermo. Not Hanno bad, incaricato il ragazzi. vantaggio, Mancano portandosi 20 sul minuti più o meno 2-0. alla fine del match. 2-0, 7 tiri a 1. Abbiamo dominato questa partita anche se nel primo tempo comunque non Si abbiamo fatto ripartirà con molto. una rimessa Qualche laterale. tiro, sì, ma tutti centrali. Attenzione però al Palermo che vuole subito reagire. Attenzione, Murillo in estirata. Cambio Fallo, di secondo posizione, l'arbitro. occhio perché è una Un posizione fallo un po' interessante. così regalato. Vasquez a battere. Attenzione, palla in mezzo. Palla in mezzo. E respinge D'Ambrosio. Allora Jovetic fa ripartire Guarin. Vediamo se Guarin riesce a ripartire. Guarin, un dribbling e poi non c'è più nessuno davanti. Perisic. Si rifugia da Jovetic che fa andare Perisic. Attenzione Perisic, è più veloce, è un doppio passo. Ancora Ivan Perisic. Con i cambi Perisic la ancora pressione è trattenuto, decisamente favorevole. incredibile. Fallaccio su Perisic, cioè che non è riuscito ad andare via.
Allora, vediamo se io ho la puccia. Attenzione alla punizione! Mamma mia! Per un pelo, Jovetic non riesce a triplicare il vantaggio. Sorrentino comunque sembrava sulla traiettoria. Entriamo nel recupero, Maresca. Pressato sempre dai nostri giocatori da Condogbia. Giancarlo Gonzalez. Allora, ancora Palermo però, che ci crede? Vuole fare almeno il gol della bandiera, ma Condogbia. Condogbia recupera il Buono pallone. contrasto, recupero Kondo, il pallone. Jovetic, Guarin, il solo per Icardi. Icardi contro Icardi. Sorrentino, non può sbagliare. Icardi Ma invece senza sbaglia il successo passaggio nell'infiltrazione. clamorosamente. Attenzione, finisce qui. Finisce Finisce qui. qui, Vittoria per 2-0. l'Inter. Peccato per questa Vincono occasione Rubens sprecata da Gosens, Icardi, che era possesso solo, si è palla. fatto recuperare. Ma comunque 2-0, risultato positivissimo. Andiamo ancora a vincere con il Palermo che ha fatto 0 tiri in porta, 0. Mamma mia, dominiamo, dominiamo a livello leggenda. Veramente, veramente un campionato stratosferico della nostra squadra. Vediamo qua, più 7 sulla Juventus e più 20, ah no, più 17, scusate ragazzi, più 17 sulla Juve. Intanto alleniamo Icardi, creazione occasioni, eccoci qua, tutti allenati. Abbiamo messo Cornet, Condogbia, Tielemans e Schüle. Condogbia ci prende una bella F, però comunque gli altri vanno bene. Tielemans addirittura arriva a 79 e anche Schüle al 79, ottimo, ottimo. Devo dire che gli allenamenti vanno veramente di un bene. Bene, bene. Intanto Samir Handanovic ci rifiuta il contratto. Io non so che cacchio devo dargli per farlo accettare. Boh. Non capisco, non capisco. Gli ho dato una marea di soldi, eh. Una marea di soldi, non sto scherzando. 140, 150.000, dai. Ah, pure Gnocchi si mette a rifiutare. Vabbè. Qua sono tutti un po' sopra le righe in questa squadra. Vogliono tutti i big money. Peccato che dobbiamo risparmiare un po'. Quindi andiamo avanti al Bologna. Eccoci la partita col Bologna. Dovrebbero essere tutti in forma perché sono passate 2 settimane. Infatti, praticamente tutta la squadra è in forma. Cerchiamo di mettere Tielemans che deve crescere comunque. Gnocchi. No, vabbè, Gnocchi lo mettiamo in panca. E poi Schüle. No, vabbè. Lasciamo così, vediamo D'Ambrosio. Ah, Santon è recuperato finalmente. Mi spiace Danilo, ma veramente Santon ci dà una sicurezza là a destra che non puoi capire. Quindi squadra giusta così. Possiamo anche andare ad affrontare la nostra partitozza con il Bologna, sempre in casa. Eccoci di Amici nuovo allo stadio sportivi, San appassionati di calcio, Siro. benvenuti. Un'altra Siamo partita in in casa, bilancio, mi sembra stadio che San anche Siro, quella saluto col il Palermo presidente fosse in Marco casa o Giorgi. no, Ciao o a mi tutti, sbaglio. con una grande Non mi ricordo emozione già più, eppure assistere l'ho appena questa fatta, ma partita. vabbè. Il nome Roberto Vediamo. Alla grafica, la formazione Record dell'Inter. in casa, 10 Con vinte, Scetti 4 pareggiate, con il 0 nuovo centrocampo, sconfitte. con un centrocampista Però abbiamo fatto gli schierato stessi dietro punti della Andanovic, Roma, Di quindi Ambrosio ha le 0 potenziale sconfitte difensivo. non contano. Abbiamo fatto 4 Roberto pareggi. Benfica con l'Inter in Quindi possesso. niente di che. È in trasferta dove dominiamo. Allora, subito in possesso di palla, cerchiamo di andare a chiuderla velocemente perché il Bologna mi sembra abbastanza pericoloso. Santon. Icardi riesce a tenere miracolosamente la palla in campo. Prova Santon, ritorno Guarin. dall'infortunio. Guarin in area di rigore. Buona tira. Mamma Delusione mia, o Condogbia che poteva essere una buona sta filata sul occasione. secondo Forse Icardi può palo. sbagliare. Ma non Buona riesce a parte centrare la esterna. porta. Mirante, rinvio lungo. Ottima l'occasione per il Guaro. Adesso attenzione al Bologna che cerca di ripartire, ma Santon chiude tutto. Si Guarin. vede che è in forma dopo l'infortunio. Telles, palla per Perisic, Perisic. dietro e avanti. Mamma mia, giochiamo bene. Icardi, Perisic. Perisic! Gol del Oh! Perugia in 5 minuti, Ivan Perisic, cosa si inventa? Cosa si Tiro inventa? Guardate qua. preciso, il portiere non Un'azione ha fatto veramente coi nulla. Ci fiocchi. sono dei E poi il controllo è un piedini po' messi strano di fuori per Perisic fare che se la alza recupero. con l'esterno destro. Ecco il gol, vediamo anche E questa bam! situazione. Mamma mia! Un golasso di Torna a Perisic. giocare con E i quindi siamo già razzoni all'1-0 dell'Inter dopo che sono 5 adesso minuti. avanti. Il Bologna non è neanche entrato in campo che gli abbiamo già fatto gol con Ivan Perisic. Sarà fallo Santoni intanto laterale. chiude Morleo. Dobbiamo continuare a pressare, anche se, Resta vabbè, il aperto. campionato ormai è deciso. Attenzione, Vediamo Icardi. l'avversario riconquista Icardi per l'equilibrio. Jovetic. Jovetic non riesce a tirare, mannaggia, Resta mannaggia. aperto.
con Dobbiá. Cambio di gioco ottimo per Santon, che ha un controllo un po' difettoso, ma riesce comunque ad andare avanti, passare a Perisic. Perisic in area di rigore, una finta. Perisic rimpallato. Attenzione, allora il Bologna vuole ripartire, ma guarisci Papaladonsa. Il Guaro ancora segno. Prima il Palermo, poi il Bologna. Segna ancora il Guaro Guarin. Grandissimo scippo del pallone ai danni credo di Donsa. E poi Guarin, una bordata col sinistro stavolta. E siamo 2-0. Partita che è sempre più vicina ad essere chiusa, anche se siamo ancora al 49. Comunque sia, 2-0 per noi è una manna dal cielo e ci fa comunque ben sperare per la fine di questa partita. Donsa, c'è Carelli sulla destra, ha un po' di spazio ma non sale, in un secondo momento sì. Attenzione destro, palla sbagliatissima in mezzo. E allora ripartiamo noi con Handanovic. Palla dietro, cioè palla avanti. Telles, Tielemans, facciamo girare palla, dobbiamo andare dall'altra parte. Jovetic, grandissimo cambio gioco. Santon, palla per Icardi, attenzione Icardi, potrebbe andarsene. Icardi dentro per Guarin, non gli arriva la palla, ma non riusciamo comunque a tirare. Perisic perde palla e poi il Bologna riparte. C'è un po' di casino in questo momento. Mirante non sa bene a chi passarla, sbaglia Perisic. E vabbè, e poi se ce la passano anche gli avversari diventa tutto più facile. E siamo 3-0 con Mirante che probabilmente colpisce male. La palla rimane lì e Perisic come un avvoltoio. 3-0, 3-0 sul Bologna. Partita ormai in cassaforte. Dobbiamo solo pensare a non subire gol, tanto per mantenere un'altra volta, una volta di più, la porta inviolata. Tanto passaggiaccio, se così si può dire, del Bologna. E recuperiamo noi. Murillo, Miranda, palla per Santon. Santon cerca Icardi, non lo trova. Allora il Bologna riparte con Morleo sulla sinistra, pressato addirittura da due giocatori dell'Inter. Però riesce a passare la Brienza, palla in mezzo a cercare il destro. Non ci arriva. Ripartiamo noi con Perisic. Jovetic, attenzione, 2 contro 2. Icardi però non riesce ad accelerare. E allora ripartiamo da Perisic. Jovetic, palla a cercare Tielemans. Sale, sale Telles, lo serviamo. Palla in mezzo, Guarin. Mamma mia che bella azione però. Giochiamo davvero, davvero un ottimo calcio. E ci meritiamo questo 3-0 oggi. Gastaldello, intanto negli ultimi minuti il Bologna vuole il gol della bandiera, ma noi non vogliamo neanche concederglielo. Icardi intanto al volo, Mirante, occasione per il 4-0, però veramente sarebbe stato un risultato eccessivo nei confronti del Bologna. Intanto Meunier scappa, Telles non lo tiene, attenzione Meunier in area di rigore. Meunier, palla in mezzo, attenzione, non si capisce. Non si capisce bene, né Handanovic, né penso Santon. E alla fine Faico fa il Faico appunto e ci segna purtroppo. Volevo mantenere la porta inviolata anche oggi, però un'indecisione, Santon, Handanovic e poi Miranda si tuffa ma non riesce a evitare il gol di Faico. Peccato, peccato. Un gol un po' casuale abbiamo subito, però va bene così ragazzi, siamo 3-1. Niente di che, il risultato come dice Pardo non cambia. Vediamo se riusciamo a segnare il quarto, visto che loro ce l'hanno fatto un altro. Volevo stare sul più 3, però incomincia il giro palla, anche se siamo 3-1. Non capisco il computer che giro palla stia facendo, però vabbè. Tanto destro, non arriva sulla palla. Ma ancora il Bologna che tiene il pallone, non si sa bene dove siano nate queste doti di possesso palla, ma pazienza, ormai la partita è finita. Attenzione Gastaldello, rischia un bel po'. Alla fine gli scippiamo palla, no? Sì, palla per Cornet. Siamo 3 contro 2. Cornet, Cornet, palla a cercare Çalhanoğlu, che si addormenta un po'. Çalhanoğlu, Çalhanoğlu in area di rigore. Çalhanoğlu sul primo palo, 4-1.
partita ormai chiusa. Grandissimo Çalhanoğlu che rientra, una pinta di tiro, e poi il portiere sicuramente se l'aspetta sul secondo palo, ma lui chiude col destro sul primo e siamo 4-1. Mamma mia che Inter, si chiude qua la partita. 2 vittorie su 2 oggi, veramente una gran prestazione, 2 grandi prestazioni. Partita dominata col Palermo e anche questa col Bologna, devo dire, dominata sia nel risultato sia nei tiri, 14-6. Non c'è niente da dire, la nostra squadra è veramente superba quest'anno. Speriamo anche l'anno prossimo che sicuramente faremo la Champions, dato che il campionato ormai, non voglio tirarmela però, è tre quarti nostro. Intanto giocatore infortunato, aia, Murillo fuori 5 mesi. 5 mesi sono tantissimi. E volevo concludere l'episodio ovviamente facendo la conferenza stampa, come avete visto. Abbiamo parlato bene, 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 bene ragazzi. Che dire, io spero che il video vi sia piaciuto. Voi mettete un mi piace, commentate e condividete. Il prossimo video ci attende la partitona con la Roma, anche se è a 52, abbiamo più 23 punti di vantaggio. Come vi ho detto, commentate, condividete, fate tutto quello che volete, come al solito, e noi ci vediamo al prossimo video. Dopo ragazzi! Wow!